corto. Salotto. E allora, signore e signori, benvenuti qui nei sotterranei del Lab per questa prima puntata veramente invernale del Salotto. Avremo, diciamo, diversi ospiti, siamo in streaming su Corto Corto, andremo su Radio Flash, ma tra poco avremo la possibilità di vedere in versione acustica, in versione mai sentite, una serie di artisti. Primi fra tutti, tra poco arriveranno i Fox Glove. Fatevi un applauso da soli, perché qua, diciamo, sembra sempre che sono... Poi avremo modo anche di sentire, diciamo, un duo di musicisti, una voce particolare. Loro arrivano anche, diciamo, dalla Riviera, quindi sentiremo proprio anche un po' un profumo diverso da queste parti, perché viene a trovarci Elena Sanchi e Nicolas Micheli. Adesso li conosceremo meglio, ma last but not least, abbiamo sentito le prove e a questo punto possiamo veramente, come dire, presentarti in maniera ufficiale, in maniera come si deve. Facciamo un applauso per Rossana De Pace. Oh. Grazie. Rossana, benvenuta. Benvenuta. No, grazie. Allora, adesso tu, se c'è il riverbero è colpa tua, lo dico per quelli che ci ascoltano, se c'è la voce un po' tipo papa, adesso, ma no, è asciutta, è asciutta. No. Quasi qua. Vabbè. Okay. Va bene, l'abbiamo presa un po' alla lontana, perché in realtà io so che tu arrivi da lontano, nel senso sei quasi paesana mia, perché siamo tutti e due mezzi pugliesi, anzi tu forse sei più pugliese. Io sono completamente pugliese. Tu sei completamente pugliese. Esatto, però ho fatto tappa a Pescara per gli studi e poi mi sono trasferita qua a Torino da settembre. Se adesso non andiamo come si diceva giù, a sfruculiare, perché sei arrivato a Torino, meglio, lo faremo magari più tardi, scopriremo esattamente, chi lo sa, magari ragioni di lavoro, ragioni di studio, ragioni di cuore, chi lo sa, ragioni musicali, ma so che però tu hai fatto tante cose, hai preso pure dei premi, tante robe. Adesso io non voglio, lo snoccioleremo strada facendo, però visto che sei qua nei sotterranei del Lab, con quale brano hai deciso di presentarti qui al nostro nutrito pubblico? Allora, vorrei iniziare con un pezzo che si intitola Monotonia, che ho scritto proprio a Pescara, quando, diciamo, tutto quello che mi circondava non andava proprio al ritmo dei miei entusiasmi, uno dei motivi poi per cui mi sono trasferita qua a Torino. Non eri in sintonia con quel posto, però poi alla fine ti ha fatto scrivere questo pezzo, esatto, che si chiama Monotonia, Rossana De Pace. Non c'è pausa qui per me.
cosa cerco, non lo so. Un pretesto per partire, uno per scappare, l'altro per scoprire, uno per non pensare che sono aria soffocata, pugile senza sacco da colpire. E sono cera colorata in un film grigio senza le parole ancora. Quei giorni troppo lenti che t'ammazzano, non seguono il ritmo nei tuoi battiti che corrono. Crescono le voglie mentre intorno si addormentano, nasce l'inquietudine di rimanere il solito. E sono un pianto solitario, bocca senza le labbra da baciare. E sono vento da sfidare, senza la direzione per soffiare ancora. Seguono il ritmo nei tuoi battiti che corrono, crescono le voglie mentre intorno si addormentano, nasce l'inquietudine di rimanere insolito. Mentre il tempo passa tu vorresti stare al passo, non c'è spazio per un salto, il soffitto è troppo basso. Mentre il tempo passa tu vorresti stare al passo, non c'è spazio per un salto, il soffitto è troppo basso. Mentre il tempo passa tu vorresti stare al passo, non c'è spazio per un salto, il soffitto è troppo basso. Mentre il tempo passa tu vorresti stare al passo, non c'è spazio. Grazie. Rossana De Pace, questa era monotonia, diciamo, però in realtà qua c'era una polifonia, perché si è partita con tutta questa queste doppie voci che diciamo fanno effetto, soprattutto diciamo perché magari non vede che stai schiacciando tutti questi pedalini, che insomma quindi tutti metti lì, programmi anche queste tutte queste voci. È un lavoro anche quello lì metodico e puntuale. Dicevi che sei stata a Pescara, ma lì cosa hai fatto? Hai studiato? È stata al conservatorio? Sì, esatto, ho studiato al conservatorio di Pescara, canto moderno, perché Pescara si ha il lusso di avere il dipartimento pop in conservatorio. Ho finito i miei 3 anni e ho deciso di trasferirmi a Torino per credere sul serio in quello, nel mio sogno. Diciamo che l'insegnamento sarebbe il piano B, però prima bisogna pensare al piano A. E quindi ho detto, ho l'età giusta per poterci credere, e mi sono trasferita qui per questo. A Torino, diciamo, come mai sì, hai scelto Torino? Ho sentito un richiamo. Magari Milano, Roma, poi stai a Pescara, chissà come mai. No, 2 anni fa ho sentito un richiamo strano verso questa città. Ho fatto di tutto per cercare di venirci a suonare, per scoprire cos'era che mi portasse qui. Ci son venuta e ho capito che... Per il momento sei ancora soddisfatta o vuoi già essere rimborsata? Sono qui da settembre, però sta andando molto bene. Ma questa è una cosa bellissima. Noi diciamo da torinesi ti farei un applauso, visto che sei qua al salotto, che sei una... Delle volte uno dice, mamma, in che città sto? Invece tu sei proprio venuta qua a cercarci, va bene. Senti, il prossimo brano è un brano su una città, su Torino, no? Che cos'è? Ancora no. Non ancora. Ci sarà. Prima o poi il prossimo sarà. Pezzo è Davvero Bene, che è uno sfogo totale sul fatto che è importante viversi anche i sentimenti peggiori per riuscire a esorcizzarli e stare davvero bene. Yeah, yeah.
il sorriso mi donasse, così non ho smesso di sorridere. Credevo che alla fine mi bastasse, che fosse lui a poter decidere. Invece le mille lacrime nascoste dalla mia me serva di maturità. Soffrire come il crimine più triste al dono di fortuna e libertà. E sorridi, stupisci, ti alzati, credici. Non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è più tempo per stare male. Ma cosa posso fare se vorrei soltanto urlare? Quanto devo sopportare questo sforzo di star bene? Dimmi cosa devo fare se vorrei soltanto urlare? Quanto devo sopportare questo sforzo di star bene se mi viene pure male? Sentivo che tutto bene non esiste, lo dicevi te, smettila di fingere. E se dentro c'è una voce che poi insiste, si lamenta che non la fai mai vivere. E sorridi, stupisci, ti alzati, credici. Non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è più tempo per stare male. Ma cosa posso fare se vorrei soltanto urlare? Quanto devo sopportare questo sforzo di star bene? Dimmi cosa devo fare se vorrei solo sparire, tu non dirmi di reagire, che sta storia di star bene me la voglio guadagnare e concedermi il dolore. E ci voglio stare male, arrivare anche ad odiare per poterti perdonare. E per star davvero bene, per potermi perdonare. E per star davvero bene, ed è questo tuo restare che a me fa davvero bene. Rossana De Pace, grazie. Questo pezzo molto 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 intenso. Allora, abbiamo scoperto che a Pescara studiavi canto, quindi c'è esatto. Come dire, dipartimento di canto pop, hai detto. Esatto. E quindi a questo punto io vorrei indagare anche un po' su quali sono i tuoi riferimenti, visto che sei un'intenditrice, quali sono le cantanti che in qualche modo hai nel cuore, che insomma ti hanno ispirato, che apprezzi particolarmente, se ci puoi fare qualche nome. Ok. Che ne so, tipo se io ti dico Lady Gaga, ti piace? Lady Gaga è una grandissima cantante. Brava, è una grandissima cantante, assolutamente. Poi magari non ti piace come si veste, però non so. Prova a cantare, esatto, sì, 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 poi sì. Non so, dimmi qualcun'altra che uno dice no, ma è sputtanatissima, invece no, guarda quella lì invece, oppure una che invece tutti dicono una gran cantante e dice guarda, mi fa schifo. Come cantante, come voce, una che mi piace molto è Eva Cassidy. Perché ha tantissime sfumature nella voce ed è una cosa che mi piace tanto, cioè sembra che usi la voce come uno strumento ed è una cosa che forse un pochino piace fare anche a me. Ah, ok, quindi avere la voce, cioè proprio quasi anche un po', io mi viene in mente so, Demetrio Stratos, quei tipi di esperimenti. Sì, magari, lì è portato all'estremo, esatto. Lei è certo. Portato.
Beh, quindi diciamo c'è tutta questa tua ricerca vocale che in effetti anche qui stasera ci stai facendo sentire una serie di arrangiamenti fatti appunto con questa voce che va in loop e la chitarra. Invece in fase di registrazione lavori con altri musicisti, cosa combini? Sì, da quando sono qui a Torino ho cercato di mettere su una band da settembre più o meno per le situazioni in cui è possibile portarla. L'abbiamo messa su. Degli arrangiamenti che avevo fatto insieme a Lorenzo Rando, che è un ragazzo con cui collaboro per gli arrangiamenti, che abbiamo fatto insieme. Quindi gli arrangiamenti nascono insieme tra e me poi, e Lorenzo, chi lo e sa, poi adesso che stai qua a Torino magari ti ficcherai con qualche gruppo di posse, esatto, chi lo sa, magari. Qualche rapper, noi ti auguriamo, come dire, la maggior promiscuità possibile, dico, dal punto di vista musicale. E, senti, invece il prossimo brano, che come si intitola? Il prossimo pezzo si intitola Banalissimamente per te, che è un pezzo... Ma non è per me, è una cosa generale, chiaro, io già mi ero montato la testa. Ognuno si può ritrovare, insomma, in queste parole. Era già troppo difficile dover ammettere di essere innamorati, quindi ho cercato in tutti i modi di cercare, no, delle melodie o degli accordi particolari di questo pezzo, però a un certo punto mi stavo rendendo conto che mi stavo nascondendo, ecco, dietro questa cosa, cioè dietro gli accordi, dietro le parole, e allora ho detto no, deve essere semplice, essere così. Più semplice. E quindi questa è per te, per te. Rossana De Pace. I semafori sempre rossi, ho le tue mani sul mio seno, non lo so chi mi impedisce di riprendere quel treno, la città che mi seduce o quel tuo modo di abbracciare, non lo so chi mi costringe troppo spesso a ritornare, e la voglia di star bene, il tuo modo di parlarmi, non capisco proprio cosa mi ripete di cercarti, il cinare in un bicchiere o le risate da cretini, forse so quel che mi porta a sognarci più vicini, se lo dico perde forza. Non c'è più scusa che tenga, lo dirò solo una volta. Sai che c'è, io sono qui per te.